Spero diventi virale. Quante volte sento questa frase dai musicisti, gente con cui parlo, oppure ragazzi che mi scrivono, gente che appunto a cui faccio promozioni. La parola d'ordine è diventare virali. Spero diventi virali. Spero che la mia canzone diventi virale. Diventi virale. E questa cosa mi fa riflettere. Ogni volta che sento questa frase dico: ma cos'è che ci muove? Possibile mai che chi scrive canzoni, chi crea musica, è mosso dal desiderio di diventare famoso, di diventare virale. Spero che diventi virale su TikTok. Se ci guardiamo dentro, no? Dovremmo ogni tanto guardarci dentro e chiederci perché faccio musica. E io voglio dare la mia risposta, poi voi magari rispondete nei commenti. Quali sono le vostre motivazioni? Io è ovvio, ovvio, è normale, dobbiamo sempre fare la giusta premessa. Ovvio, tutti vogliamo avere successo, ci sta, è lecito, tutti vorremmo che le nostre canzoni venissero ascoltate da tantissime persone, ok? Però dobbiamo pensare, cioè se io mi guardo dentro e guardo a fondo le motivazioni che mi spingono a fare musica, cioè io adesso. Perché sto registrando nuove canzoni? Perché a me interessa placare, no? Questo senso di, diciamo, consapevolezza nell'aver qualcosa da dire, perché con le mie canzoni voglio passare e far passare e lanciare un messaggio, un contenuto, e questa è la mia motivazione principale. Dire, cioè, ho questo dono che è bellissimo, ok? Posso dire la mia, ok? Comunicare la mia visione del mondo, la mia visione di come le cose, secondo me, hanno il giusto senso, scrivendo delle canzoni, perché ho questo dono, alla fine è un talento, non è che mi sono nato con questa cosa, ma è bellissima poter dire la propria con una canzone, è il dono più bello. E quindi per me è questo ciò che mi spinge. Non, cioè, alla fine, paradossalmente, una volta che io ho registrato una canzone e l'ho pubblicata, ora abbiamo Spotify, è bellissimo. Tu puoi finire da casa comodamente nel luogo in cui tutti ascoltano le tue canzoni. E a me mi basta esserci, non mi interessa poi quanti. Ovvio, poi mi interessa, ma la causa, cioè ciò che mi spinge inizialmente, cioè ciò che devo placare dentro di me, che mi fa l'inquietudine che ho e il bisogno che devo soddisfare, è esserci. Io voglio esserci, voglio esserci. Poi magari verrò sommerso da milioni di contenuti, di canzoni che vengono pubblicate ogni giorno, ma io voglio esserci, voglio scrivere Michele Maraglino su Spotify e voglio trovare le mie canzoni. E già sono a posto. Ok, è ovvio che poi voglio che le persone le ascoltino, ma non può essere il mio primo. Cioè, non posso. Il problema è che io non posso fare musica, secondo me. Non posso fare musica per il desiderio di avere successo. Quello è un desiderio che magari deve arrivare dopo, ok? Io faccio musica perché non posso farne a meno, perché ho qualcosa da comunicare, perché voglio lasciare. Sì, è anche voler lasciare un segno, è anche voler essere immortali, cioè io morirò, resteranno le mie canzoni, resterà il mio messaggio. Ci sono tutte queste motivazioni che mi spingono a fare musica. Poi dopo è ovvio, una volta che sono lì, le canzoni sono lì, mi fa piacere se le ascoltano tante persone, ma io non, cioè, non penso che il motivo, che sia sano, che il motivo principale che spinga un artista a fare musica è per diventare virale, perché è così che inquiniamo la qualità. Musica che abbia senso di esistere non può nascere da una persona che dice spero diventi virale. Musica che ha senso di esistere nasce dalle inquietudini, dalla sofferenza, secondo me, dalle difficoltà. La bellezza esce fuori dalla vita, ok? E la vita non è cercare di fare soldi, cercare di arricchirsi, cercare di diventare famosi. La vita è un'altra cosa. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e cosa pensate di tutta questa faccenda e cosa vi muove per fare musica, nel fare musica. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!